Vai Livio, fai un live per i pazienti italiani. Ciao, sono il dottor Palmas. Abbracci a tutti. Abbracci a tutti. Un saluto, oggi è martedì 2 marzo 2021 e ci stiamo preparando perché tra un mese, vi abbiamo anticipato, stiamo partendo, stiamo andando in missione per aprire la clinica di Bucarest e quindi vi volevo parlare di Bucarest. Quindi cosa verrà a Bucarest? A Bucarest faremo le chirurgie, i primi trattamenti, i pazienti che devono iniziare. Avrete me, dottor Fania, dottor Mardari e ci sarà Liviu che seguirà il progetto di telemedicina perché stiamo iniziando le trasmissioni dati che verranno eseguite praticamente da Bucarest. Qua sono nella stanza dove sono stati praticamente con Liviu creati i protocolli. Queste che vedete qua sono le macchine che vengono utilizzate per fare le scansioni della bocca e assieme poi allo scanner che vi ho fatto vedere le settimane scorse per gli impianti si caricano tutti i file in cloud e questo ci permette di trasmettere qua a Chisinau i file in queste postazioni dove ci sarà Liviu più i ragazzi qua di fianco che ricevono i file. Vengono a questo punto creati i design in distanza, praticamente siamo le stesse persone solo che prendiamo l'impronta a Bucarest e il design viene fatto qua a Chisinau, dopodiché i robot producono sotto i denti che vengono inviati a Bucarest. Praticamente questa è la telemedicina, ovvero il poter lavorare in distanza e poter prendere le impronte in digitale ci consente di inviarle dove vogliamo con i computer. Questo è un progetto di ricerca, questo europeo, sapete che ci sono anche i fondi tra l'altro per la telemedicina, le cose sembrano fatte a pennello, io sono anni che lo dico delle potenzialità della telemedicina e quello che ci permetterà di fare è andare a delocalizzare buona parte della produzione e quindi anche della presa delle impronte. Se lo faccio a Bucarest, in poche parole, lo posso fare ovunque. Quindi state sul pezzo.